Sindaco, Agrigento 2020, un patrimonio ed un interesse da non disperdere, la sfida continua. 2020 compiamo 2600 anni dalla nostra fondazione, quindi i nostri sforzi erano proiettati verso quella scadenza e, come ho detto sin dall'inizio, il concorso del MIGBACT, Capitale Italiana della Cultura, l'abbiamo colto perché già grande parte dell'intessitura l'avevamo. Ci stava solo la necessità di presentare poi il dossier, metterlo a sistema, ed è un'operazione che abbiamo fatto grazie a WePlan, a Giorgio, un agrigentino di quelli che ha studiato fuori e che si è dato disponibile, si è reso disponibile in questo percorso insieme alla rete delle associazioni, ben 82 ad Agrigento, fondazioni anche non agrigentine. Per cui il percorso del 2020 è un percorso che è in piedi, più che mai in piedi, non avrà il milione da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché al photo finish è passato ad un'altra città, a cui facciamo i migliori auguri perché rappresenti bene l'Italia nel 2020, ma nel 2020 noi in ogni caso la rappresenteremo e ne daremo una rappresentazione per quello che hanno rappresentato 2600 anni di storia in questo pezzo d'Italia, in questo pezzo di Sicilia. Come diceva Sciascia, Agrigento e la Sicilia sono metafore non solo dell'Italia, ma metafore del mondo. Diceva metafore dell'Europa e, se posso, metafore del mondo. E di questo, siccome ne abbiamo piena consapevolezza, l'impegno di tutti quanti non potrà che essere verso quella direzione. Il treno è partito, il treno non si può più fermare, Agrigento è cresciuto l'anno scorso del 24% in termini di flussi turistici, dato consolidato, come vi dicevo un momento fa, al 31 gennaio è del 29%, cioè un abbrivio di questo tenore non lo registri in nessuna parte d'Italia in questo momento. Ed ecco perché il percorso deve solo essere affinato, raccordarsi meglio, tutte le cose che sappiamo, ma certamente è un percorso che non si ferma. La città smetterà di avere le buche? No, la città magari avrà le buche, come ce le ha Palermo, che è capitale italiana della cultura, e non le ha lastricate le strade, come ce le ha anche Parma, e lo vediamo adesso negli attacchi che il sindaco Pizzarotti riceve dai suoi stessi concittadini. Questo è un fatto fisiologico che non va male interpretato. Capitale della cultura è riuscire a dare un racconto di sé, non solo di bellezza, ma anche di patrimonio culturale. E in questo si sia vinto il concorso del MIBACT, in questa occasione non si sia vinto, Agrigento non teme confronti, lo abbiamo potuto manifestare. Parma era al suo terzo tentativo, ha partecipato due volte a Capitale Italiana della Cultura, una a Capitale Europea, non è riuscita a vincere altre volte, è accaduto quest'anno. Per Agrigento, che sarà candidata al prossimo concorso di Capitale Italiana della Cultura, ci presenteremo con un lavoro già ben fatto, che sarà ulteriormente affinato, con la stessa energia e l'aggressività che abbiamo messo in campo in questa occasione.